Canada. Siamo arrivati finalmente. Siamo all'aeroporto di Kelowna. Siamo appena scesi dall'aereo e adesso stiamo aspettando la navetta che ci venga a prendere. Ragazzi, siamo svegli quasi da 24 ore perché qua sono le 16:41. In Italia adesso tipo sono le 2 di notte più o meno. Siamo in Canada, British Columbia, per il Crankworx, che quest'anno, ragazzi, non è a Whistler, perché Whistler ha deciso di non prendersi la responsabilità di fare eventi in questo periodo della pandemia. Particolarità di questo Crankworx, ragazzi, è che siamo tipo sperduti nel niente e ci hanno detto che praticamente il nostro paese è tutto completamente deserto. Ci aprono un ristorante tipo orari che non si può mangiare, quindi dobbiamo andare a fare la spesa. Due ragazzi, che cazzo compriamo? Che cazzate. Albi, la perfezione esiste. No, 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 la perfezione esiste. La dieta, la dieta. Trovare l'appartamento, ma ragazzi, veramente fighissimo. Guardate qua, ingresso super spazioso, cucina, soggiornino, camera e bagnetto. Albi, cos'è? La tendina che si infila nel Q, se non ce l'hai, così sono metà. Giorno 2 in Canada, montiamo la tendina. Ragazzi, siamo in cima al corso, siamo venuti a vedere un po' i salti. Ci sono 8 salti triccabili. Partenza normalissima, discesa con curva e poi si arriva alla prima onda. Il salto di uscita dello step down, ragazzi, come vedete, ha un kick stranissimo, molto alto. Di solito i kick sono alti, boh, 50 cm, 60. Kick è alto 1,70 m circa. Secondo me si danno grossi trick perché permette. Terzo salto, ragazzi, è questo step up, che sembra veramente figo perché finalmente un salto che non fa paura. Sembra piccolo rispetto a tutti gli altri, ma... Saluta mamma! Ciao mamma! Drop molto simile a quello di Innsbruck, forse un pelino più piccolo, con l'atterraggio abbastanza corto, quindi bisogna atterrare molto precisi qua. Dopo questa prima jib session di salti, si passa ai big dog, ragazzi. Quasi due toti e un paio di gambe. Due toti, due toti e un mezzo arboretto. Anche secondo me, sì. Altro step up con atterraggio piatto e poi però drop. Ultimo money booter, ragazzi, anche questo molto simile al salto che c'era là sopra. Unico piccolo problema di tutto il course, e lo sapete, quando le giornate sono così, cosa bisogna fare? Cosa si può fare se non Netflix? Cosa si può fare? A proposito di Netflix, ragazzi, introduciamo lo sponsor del video di oggi, che è NordVPN. Ragazzi, in questo caso l'Alboreto è molto fortunato perché siamo in Canada e quindi si può guardare tranquillamente qualsiasi serie TV canadese proprio perché siamo qui. Ma anche voi potete farlo grazie a NordVPN, stando comodamente in Italia. Ok, siamo connessi adesso in Canada, ma siccome noi vogliamo vedere il nostro Netflix italiano, andiamo in Italia. Un clicchettino, ragazzi, e siete connessi dove volete nel mondo. In particolare, se volete guardare MotoGP e Formula 1 in Italia, scaricate gratuitamente NordVPN, vi collegate al server svizzero e andate sul canale RSI, che equivale al canale Rai italiano, e da lì potete guardare MotoGP e Formula 1 in italiano. È capitato che qualcuno di voi mi scrivesse che la diretta di Red Bull TV, magari del Crankworx, fosse georistretta. Ecco, ragazzi, con NordVPN aggirate tranquillamente questo problema. Ragazzi, se non avete ancora NordVPN, vi invito veramente a scaricare quest'app. 1. Perché è gratuita. 2. Avete una prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. 3. Se cliccate su questo link che trovate in descrizione, avrete anche uno sconto sul piano biennale e un bonus aggiuntivo. Dai che domani c'è il cranco! No, domani mattina ci svegliamo che aprono i regali. Natale, domani qua. Si aprono i regali, Albi. Oh, 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 oh. Oh, ma cosa c'era in fondo? Aspetta. Ma cos'è? No, ma è Toto che si è ghiacciato nella notte. Ehi, amico. Ehi, stai bene? No, sei ghiacciato. No, Toto, no.
No, Toto, no! Ok, ragazzi, adesso l'ho portato al sole sperando che si schiacci. Toto, Toto, dai, svegliati! Dai! Io ero qui per il Riders Meeting ieri. No. Iniziate a nevicare, poi ti abbiamo perso, Toto. Vai a scaldarti al sole. Vai! Primo giorno di prove saltato perché ha iniziato a diluviare. Secondo giorno di prove, ragazzi, siamo qui alle 9. Se avevate visto il video del Crank Court in Innsbruck del 2020, dove faceva freddo, però almeno i salti non ghiacciavano. Sa di Canada. È quello che succede organizzare eventi in Canada a ottobre, ragazzi, cioè non so cosa volevano aspettarsi, sinceramente. E non so cosa ci aspettiamo noi a venire qui, cioè quello è il problema, non so. Va via. Aspetta, aspetta, ti faccio la faccia da Crankworx. Vai, vai. Ma ce l'hai già, sai che tu adesso hai pensato di farla, di doverla fare. Ma in verità sei così da stamattina. Che freddo! Ok, proprio come mi aspettavo, il salto a salire sull'onda è bello grosso, a scendere è incazzato nero quel kick lì, però il salto non è grosso. Lo step up è un bel salto trickabile, non troppo grosso, divertente. Però si può fare, pensavo fosse più sbatti, invece si può fare tranquillo. Adesso l'ho fatto agitato, però però andava bene. Sono alterato un po' col peso di qua. Quello che ho fatto adesso era oppo 7 cork. Dovrei fare 7 cork a salire, l'unica cosa che mi fa paura è che ho le gomme sporche. Rivediamole. Non voglio entrare un pelo storto e mi scivola via, figa, ti fai malissimo se cadi lì sopra. La cosa figa di questo corso è che si riesce proprio a dividere a sezioni. Quindi primi tre salti, poi riesci proprio a fermarti e fare questi altri due. E adesso si sono un po' asciugati, quindi proviamo almeno un po' dritti il feeling di questi due. Bello! Oh, non è grosso! Sembrava enorme visto da dietro, ma non è grosso! Che bello! Si può striccare! Madonna, sei lento l'ultimo salto. L'ultimo salto è pongo. Ok, adesso proviamo un finger whip a salire sullo step up prima del drop, che è abbastanza stronzo come salto perché entri velocissimo e ti fermi. Però voglio proprio farlo perché trick ho imparato da poco. Sarebbe fighissimo metterlo in contest. C'è una rampa che dà un po' il colpo e non riesco a togliere bene la mano e spingerlo via. Sei!
Allora ragazzi, primo giorno di prove si può dire concluso. Mi sento molto soddisfatto, ho fatto proprio i tre che avevo in mente, me li sono tolti dalle spalle. Dalle spalle o dalle palle? Dalle palle. Domani ragazzi danno pioggia, quindi oggi era proprio giorno di... L'unica cosa che veramente ancora non sono riuscito a triccare, ho saltato una volta, l'ultimo salto, ragazzi, è veramente mollissimo, per adesso non è triccabile. Io spero che cambino qualcosa sotto nel piano, facciano un miracolo, esca il sole, 50 gradi, non so. Sì, sì, sicuramente. Dopo un'altra giornata a fare completamente niente ieri, oggi siamo tornati qua speranzosi che ci fosse un sole per asciugare i salti, invece nuvolissimo. Questa volta avevamo un giorno in più di prove e invece, come al solito, ci riduciamo che praticamente abbiamo fatto un giorno di prove. L'ultimo salto l'abbiamo saltato una volta tutti ed è lentissimo, si salta veramente solo dritti. Boh, boh. Non ho preso una mano. Ce lo dobbiamo riportare a casa, vaffanculo. Si vedeva troppo. Tre salti, non ho più fiato, zero. My daddy was a gambling man with no strategy. Who gives a shit about him anymore? Guess we'll never really settle the score. Half the town screaming out in vain. The other half is fake. But everybody okay, we'll all soon be gone. Hey, what's the matter with the bright red lights? Hey, in the moment when the world went blind, but everything's alright. We don't... Ah, oh cazzo, porca troia. Salvo per miracolo. Porca troia, che paura. Give a damn this time. Dopo aver rischiato la vita su quel... L'avete visto, cioè lì mi sono veramente cacato addosso, ragazzi. Cioè stavo finendo giù, ero lì che mi sono aggrappato con le unghie sul corrimano. Non sembra la GoPro, ma ero proprio con le gambe giù già. Sapete cos'è quello che mi preoccupa di più per domani? Cioè che cardio. Ragazzi, si pedala tutto il percorso ed è lunghissimo. Buongiorno a tutti ragazzi. Liberarmi prima di andare sul corso. Adesso non si scherza più. Manina sudata e ci sono due run. Contest più duro di tutti ragazzi, perché si va veramente piano, bisogna pedalare ovunque. Sinceramente non so come è possibile fare una randa in cima a fondo senza fermarsi a riposare. Veramente massacrante. Noi ci proviamo, ci mettiamo tutta forza a punta. Ok, adesso tocca a me. Sono arrivato qui per un motivo. Ce la metto tutta per arrivare in fondo, fare la mia cazzo di run che ho provato in questi giorni.
meditated on the cash roll bar spin. Just... Il problema è che mi è venuto un crampo enorme al braccio, ragazzi. Un po' come quello che mi era venuto a Rotorua anni fa. Eppure ho preso sali, eh. Figa, improvvisare. Big truck off, you can see him pumping for everything it's worth. Double backflip. Yes! Basta, ho improvvisato qualsiasi cosa. Buone patatine. Siamo tornati al contest, belli sporchi ancora con sulle protezioni. Purtroppo, avete visto, non sono riuscito a portare a termine le due run. Non bisogna disperarsi quando succedono queste cose, perché fa parte delle gare. Magari tanti di voi mi seguono da poco, è da una vita veramente che una volta faccio podio, la volta dopo cado, eccetera. Anzi, c'è di peggio, ragazzi. Certe volte cadi, ti fai anche male. Invece, per fortuna questa volta siamo caduti, non ci siamo fatti niente. Purtroppo, come avete visto, il mio errore più grosso è stato non riuscire a fare il 7 cork all'inizio della mia run, a salire sull'onda in maniera corretta. Prima run sono arrivato lunghissimo e arrivando lungo così mi sono tirato e quindi non sono riuscito a fare opposite 7 corca fuori dall'onda. Seconda run invece ho girato un pelino troppo poco, ero fermo, infatti quando sono uscito ho tirato un'inghiappata che è la il gheppometo. Per tutte le persone che se lo stessero chiedendo, andrò o non andrò a Rotorua, ragazzi? Non andrò probabilmente a Rotorua, perché immaginatevi questa situazione che qui abbiamo fatto una settimana dove non abbiamo portato a casa niente. Volevamo portare un'esperienza nel cuore. Però immaginatevi a Rotorua che dovrei fare una quarantena di 2 settimane prima dell'evento, quindi star via un mese per fare semplicemente una gara. Chiaramente se dovesse capitarmi la stessa cosa, cioè che sbaglio 2 run a Rotorua, non lo so, forse il gioco in questo caso non vale la candela. Ah, aspetta, noi brindiamo a questo 14esimo posto e ci vediamo al prossimo video. Bella.